Ore, Reddit, andiamo? Reddit, andiamo? Andiamo. Buongiorno amici, io sono l'altra metà dei due sardi del mondo. Oggi inizia la nostra avventura di circa 10 giorni, il nostro tour per la Sardegna. Vi porteremo a scoprire delle meraviglie che probabilmente non conoscete, quindi scoprirete con noi dei paesaggi mozzafiato e... Non preoccupare che taglio, intanto tu continua a parlare. A più tardi. Ah, perché chiusura così non fa, perché logicamente abbiamo avuto quello che dovevo tagliare e poi ha fatto subito ciao. Quindi non riesco a agganciarlo quel pezzo. No, ma aggancerò come vuoi. Le 9 secondi per poter avere un pezzo che possa agganciare a quello finale. Cioè? In cosa deve consistere il pezzo da agganciare? Una cosa che dura 5 secondi e poi se tipo io lo taglio lo posso agganciare a dove devo tagliare. Perché il... Ciao, è troppo corto per agganciarlo a quel pezzo. Parlo sempre io, quindi è partecipativo, vogliono conoscere anche a noi loro, no? Cioè vogliono conoscere a noi loro, quindi logicamente anche questi dietro le quinte sui backstage. E non sapete tutti gli altri giorni. Già vuoi certare? Vuoi certare? Non sapete i giorni a venire, i giorni già passati. Ah, ok. Comincia il viaggio. Sarà un lungo viaggio. Lungo. Tappa, Bosa, arrivati. Ed eccoci arrivati alla nostra prima tappa.
Tentizos. Chilometri da Bosa, sulla strada litoranea che porta ad Alghero, si trova l'area costiera di Tentizos, un vero e proprio paradiso naturale, tra calette e pianure fiorite di macchia mediterranea, intervallate da alture rocciose lavorate dal vento e colorate dal cisto e di muschi. L'area è molto estesa, eppure non ha l'aspetto di un'area attrezzata per la sosta dei camper. Qui la natura è ancora selvaggia e finalmente si respira il profumo della vera Sardegna, con paesaggi naturali ancora integri. E dopo tanto cercare, abbiamo trovato il nostro angolino alla cala Saccodulera. Una caletta con un fondo ciottoloso e acque basse e limpide, dove sono ancora visibili le rovine degli impianti di una teleferica automotrice risalente agli anni 20, che trasportava i minerali estratti dalla miniera Capo Marraggio sino alla spiaggia, per poi venire scaricati e direttamente imbarcati sulle navi della società olandese che gestiva le estrazioni nella zona. Ottimi. Hello, Sky. Ecco, piano piano. Se è così passo sempre così, eccoli, apposta arrivata.
poco distante dalla caletta, la Torre Argentina. Sita su un promontorio calcareo dal quale è possibile godere di una suggestiva vista sul mare, la data di costruzione di questa imponente torre aragonese viene fatta risalire intorno al 1587. Dalla sua sommità si poteva osservare e prevenire l'arrivo dei terribili nemici dal mare. Passeggiando lungo la costa, proprio nell'icavo di una di queste alture, sono nascoste le Domus Deianas, le case delle fate, strutture sepolcrali preistoriche costituite da tombe scavate nella roccia tipiche della Sardegna prenuragica. Mentre cercavo di fare un bel primo piano a Sky, con il drone mi sono imbattuto in un rivale del nostro amico. E meno male che si è spaventato e ho evitato uno scontro tra titani.
pratica siamo ostaggi del granchio che non vuole sapere di... Ah, l'ha mollato. Grazie. Puoi tornare in acqua adesso. Stasera salmone alla brace. Finisce qui la nostra prima tappa, quindi a Sibiri, anzi, arrivederci.